dei lavoratori dipendenti da noi rappresentati mediamente sono i più bassi dell'Europa occidentale e non possiamo dimenticare che le pensioni sono erose sempre più dall'inflazione. E questo vogliamo gridarlo con forza a Bonomi, presidente di Confindustria, che qualche giorno fa polemizzava con il ministro Orlando e rigettava le proposte sindacali in materia salariale e fiscale. Noi non vogliamo un sindacato antagonista a prescindere, bensì un sindacato partecipativo, ma non abbiamo paura del conflitto fisiologico in una vera democrazia, se è necessario per impedire che nei momenti di difficoltà e di crisi a pagare siano sempre i soliti noti, cioè lavoratori e pensionati. E al presidente di Confindustria vogliamo dire ancora una cosa, di fronte alle morti sul lavoro pressoché quotidiane, che deve operare di più anche sul fronte della sicurezza dei luoghi di lavoro. In tal senso, prenda esempio il signor Bonomi dal recente interessante accordo tra sindacati e imprese del Varesotto per l'utilizzo nelle aziende dei cosiddetti break formativi, strumento per una nuova cultura della sicurezza sul lavoro. Solo insomma, con un patto convintamente sottoscritto dalle parti sociali e del governo,